Perché non ha senso viaggiare? Anzi, perché non ha senso viaggiare per come lo intendete voi, forse. Stavo montando il vlog di oggi di Madeira, mi sono reso conto che è abbastanza breve, quindi unirò 2 giorni. E quindi vi mostrerò magari delle immagini di dove sono andato, posti che ho visto e cose di questo tipo, nel mentre vado a farci una sorta di podcast sopra. Quindi ci sono 3 punti principali di cui vorrei parlare all'interno di questo video. Il primo è come ho scoperto che ha senso per me andare a viversi un viaggio. Ho scoperto che, e lo vedrete anche nelle clip successive, per quanto possa essere bello un paesaggio, una cascata, una compagnia, dell'acqua, il sole, il mare, capita che io non mi stupisca di niente, non rimango a bocca aperta, non mi cambia la vita un paesaggio. Molto carino, molto bello magari flexarlo con i familiari, mandare le foto agli amici, pubblicare gli stati WhatsApp, perché adesso comunque ho quasi 29 anni, quindi inizio anche a fare gli stati WhatsApp. Ma mi rendo sempre più conto che il viaggio più interessante, più utile e più reale è quello interiore. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che tutte le cose che realmente imparo, tutte le cose che mi restano effettivamente di un viaggio, sono le idee, gli input, i pensieri che mi arrivano dalle esperienze che faccio all'interno del viaggio. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che non è che sono andato a Madeira e sono andato al passo in cui ho visto quella cascata, ma metti che uscire dalla mia bolla, della routine che stavo portando avanti a Lisbona, connettere magari anche con la natura, dando degli input direttamente diversi al mio mondo, mi ha fatto avere delle idee diverse su quella che è la mia vita e che potrò sfruttare sulla mia normale vita non appena ritornerò a Lisbona. Ok? Questo è secondo me il modo in cui ha senso che io mi vada a vivere un viaggio. Cioè, tipo, metti che vado alle Maldive. Metti che vado, non lo so, cioè, non è che mi renderà una persona migliore essere in spiaggia o in un resort a 20 stelle, ma è quello che quel posto lì mi darà come input. Ok? O magari parlerò con una persona che mi lascerà quella cosa, che mi lascerà quel ragionamento, quella frase, quel pensiero. Altro punto di cui voglio parlare è la differenza tra Instagram, la realtà e le aspettative su un viaggio, perché anche in questo caso, quando capita di andare ad organizzare un viaggio, vai a vedere le foto magari su Instagram, su Pinterest, vai a vedere video su YouTube di altri vlogger super mega bravi, non come me. E quello che mi sono reso conto è che le aspettative sono sempre molto più alte rispetto alla realtà. E questo frega. Frega perché mi ritrovo ad essere, non so, davanti a quella cascata instagrammata da 3.000 persone e a pensare che non è così bella, ok? Quindi, la prossima volta, veramente, vado in un posto, non guardo assolutamente nessun tipo di social e soprattutto penso che è anche un modo interessante e fico di andare a viversi la vita. Non mi metto aspettative su nulla, non mi metto aspettative su persone, luoghi, basta. Esperienze. Penso che bisognerebbe vivere un po' di più così, cioè, senza dover controllare tutto, come invece piace fare ad Andrea, che sarei io, Emilia Baia, consulente marketing, aiuto le aziende a fare soldi, per questo mi pagano. E questo è il motivo anche per cui sono arrivato a Madeira a lavorare. Terzo punto, le aspettative fregano effettivamente su tutto. Cioè, nel senso, mi sono reso conto oggi, qualche giorno fa in realtà, che ho la possibilità, ancora una volta, da 4 anni a questa parte, forse anche 5, di poter lavorare in remoto e anche viaggiare, ok? Che non vuol dire non faccio una sega, vuol dire che lavoro, magari mezza giornata riesco invece ad andare a visitare qua e là, eccetera, eccetera. Ecco, nella mia testa, quando lavoravo in fabbrica, quando lavoravo come magazziniere, quando lavoravo in ufficio, tutte queste cose qua, quando ero schiavo del Matrix, era una cosa wow, cioè che figata, io potrò lavorare e allo stesso tempo viaggiare, questo e quello. No, cioè, nel senso non è nulla di che, ma perché ogni volta la nostra mente, comunque in ogni caso, trova dei modi, uno per lamentarsi e uno per farci rendere conto che tutte le aspettative che c'erano prima erano esageratissime, esageratissime. Tutte le cose sono sempre più belle da fuori e l'erba del vicino è sempre la più buona. Come si dice, no? Come si dice, il famoso modo di dire. Detto questo, sono super grato, veramente, perché questo è quello a cui ambivo anni fa. Sono più contento, diciamo, per essere arrivato, ma non è una cosa che, wow, spruzzo gioia da tutti i pori, e neanche voglio, in realtà. Però ragionandoci ho detto, cavolo, io ero disperato per questa cosa qua. Quindi, per avere anche un po' di pace interiore, posso anche dire che qualsiasi cosa a cui ambisco, per rigor di logica, a rigor di logica, se si dice così, tipo fare 10 per dei soldi, oppure vedere un posto ancora più figo, oppure delegare completamente tutto e non lavorare, oppure essere libero finanziariamente, ok? Tutte queste cose qua,
mi daranno lo stesso effetto. Triste davvero, ma vuol dire che siamo già arrivati, vuol dire che siamo già a posto. Non c'è nulla da cambiare. Damn. Quindi, questo piccolo video, questo piccolo ragionamento, spero di avervi lasciato qualcosa, se non vi ho lasciato niente, amen. E ci vediamo al prossimo video. Che sarà? Sarà.